Cosa succederà adesso? La domanda che si rincorre negli ambienti della Salernitana, in tutto il calcio italiano, per questa crisi profonda che la squadra di Paolo Sosa attraversa. Nei minuti in cui parlo c'è evidentemente una discussione in corso, c'è da decidere il destino dell'allenatore. Un po' per convenzione nel calcio funziona sempre così: quando i risultati non arrivano, inevitabilmente il tecnico finisce per essere oggetto di valutazione e la società deciderà se andare avanti anche dopo la sosta col tecnico portoghese, che è stato, mai dimenticarlo, assoluto protagonista della splendida seconda parte della stagione scorsa, oppure chissà rinnovargli la fiducia. Probabilmente il profondo momento di difficoltà che la squadra granata attraversa non è soltanto legato alle difficoltà che ha avuto l'allenatore, probabilmente una stagione nata sotto una cattiva stella per diversi punti, sotto diversi aspetti. Paolo Sosa stesso, visto che si parte da lui in questo momento, non era convinto, convintissimo di proseguire questa sfida. Come lui, altri giocatori cruciali, caso di Dia, evidentemente si è pensato, sbagliando, che il patrimonio della scorsa stagione, la squadra è essenzialmente la stessa, eccezion fatta Piontek e Villena, si è pensato che questo patrimonio potesse rappresentare già di per sé la certezza di una continuità, che invece nei fatti non c'è stata. Il fatto che la Salernitana non abbia ancora vinto una partita sulle 8 disputate fin qui in campionato, che abbia messo soltanto 3 punti in cassaforte, è sintomo di una difficoltà che comincia a diventare preoccupante, molto preoccupante. Non basta nel calcio, laddove accadesse, cambiare semplicemente l'allenatore, bisogna cambiare anche testa, mentalità. E probabilmente uomini, qualche uomo che di qui a gennaio sarà impossibile immaginare di rivoluzionare la squadra. Ma evidentemente ci sarà da mettere mano concretamente a una crisi che oggi vede la Salernitana seriamente in difficoltà e a rischio retrocessione. Da parte dell'ambiente c'è una condivisa e diffusa preoccupazione, guai se così non fosse. Dovrà esserci ovviamente anche grande consapevolezza di continuare a recitare la propria parte, star vicino a una squadra che non va in alcun modo abbandonata. Salerno non lo farà nel momento più difficile della nuova proprietà di Erbolino. Ecco, dalla società ci si aspetta adesso un grande segnale di risposta, perché è nelle difficoltà che si vede la forza di una società che ambisce, e continuiamo a pensare che sia così, a grandi traguardi.